trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Salve a tutti. Siamo con il presidente Elio Balistreri, in rappresentanza dell'ALMI del Piemonte. L'ALMI è l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Presidente, nel 2019 rispetto al 2018, i primi 9 mesi, l'incremento degli infortuni sul lavoro è stato dello 0,5%. Se guardiamo poi in alcune province come Novara, c'è stato addirittura un incremento delle morti sul lavoro. Si è passati sempre nei primi 9 mesi da 2 morti del 2018 a ben 12 morti nel 2019. Che cosa sta accadendo? L'ANMI è sempre presente sulla prevenzione, proprio sui posti di lavoro, per tutelare i nuovi lavoratori che sottovalutano il discorso della prevenzione credendo di essere mai assoggettati a un infortunio e non sentono i vecchi lavoratori che hanno più esperienza e possono dargli dei consigli per tutelarli eventualmente per non incappare in infortuni sul lavoro. Ecco, questa è la percezione del rischio che bisogna sempre tenere molto alta, però ci sono anche altri capitoli importanti: l'informazione, la formazione e la rete dei controlli. Allora, sull'informazione l'ANMI fa molto per tutelare tutti i lavoratori che si inseriscono nel posto di lavoro. Sulla formazione viene fatta, ma credo che deve essere fatta in modo più capillare e seguita attentamente. Ecco, e per quanto riguarda i controlli, è un capitolo spinoso ma deve essere affrontato. Sui controlli, ahimè, mancano gli ispettori che devono andare a verificare sui posti di lavoro tutte le norme di sicurezza e questo mi dispiace, ma è il governo che deve tutelare e assumere gli ispettori per tutelare eventualmente cose che non vanno nei posti di lavoro. Ecco, prima lei ha parlato della informazione che fa l'ANMIL, soprattutto attraverso un'idea semplice ma importante, quello dei testimonial. Noi mandiamo i nostri consiglieri nelle varie scuole di ogni ordine e grado, in particolarmente in quelle professionali, perché saranno i lavoratori del futuro che devono sapere che quando si inseriscono in un posto di lavoro hanno questi rischi. E con le aziende c'è anche la presenza dei testimoni nelle aziende? Anche nelle aziende noi mandiamo sempre i testimoni e cerchiamo di avere più possibilità di inserirsi nelle varie aziende perché comunque sono i lavoratori che poi saranno salvaguardati eventualmente nella loro carriera lavorativa. Oltre 76 anni di vita per l'ANMIL, che a livello nazionale ha 300.000 iscritti. A livello regionale quanti iscritti conta? Abbiamo circa 15.000 iscritti tra la regione Piemonte e le province piemontesi. Credo che l'ANMI abbia fatto e faccia ancora tanto da 76 anni che tutela gli invalidi del lavoro, con i servizi, mettendo a disposizione gli avvocati e i medici che comunque tutelano eventualmente le pratiche infortunistiche che il lavoratore non sarebbe capace di seguire. Ecco, una presenza capillare nel territorio, anche con altri tipi di servizi come il CAF, il patronato. Anche noi ci siamo attivati su questo settore e infatti sui servizi noi abbiamo aumentato drasticamente tutte le presenze, diamo servizi sia come CAF che come patronato e come tutela dei lavoratori, perciò riteniamo che come ANMI facciamo molto e continueremo a far molto per tutelare i lavoratori. Quindi una cosa va detta, vi rivolgete a una platea più ampia dei semplici iscritti perché questi sono servizi universali. Sì, ci attuiamo a seguire i vari iscritti, lavoratori e non pensionati e tutto, proprio per avere la possibilità di dare più servizi alle persone che hanno delle disabilità, alle persone anziane e a tutto il settore del lavoro. Grazie, ringraziamo il presidente Elio Balistreri.